mi dà fastidio se sto lavando i piatti mentre mi riprendo. Mi sto riprendendo mentre lavo i piatti.
Piatti però lavati. Compreso. Visto una qualche cosa di bagli tra giovatta. La giovatta, beh? No, oggi lascia stare. Non vado più oramai, o no? Non vado più. Perché? Perché non ve la vociono. Ecco, a posto.
Allora, dunque, rieccomi. Che caldo che fa. Altra chiacchierata con voi. Allora, mi avete visto lavare i piatti. Comunque, non vi ho dato il buongiorno. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questo era un video di pulizia. Eravate qui, incastrati da questa parte. E niente, adesso sul cavalletto, ovviamente. Siccome che non esco oggi perché c'è troppo vento e col vento non sentirete un bel niente, tra l'altro non ho neanche il microfono quello per non sentirsi i frusci del vento, quindi ho detto che faccio, esco o non esco? Non esco perché non ne vale la pena per sentirsi, oddio come sono lucida, non ci fate caso, stavo lavando i piatti e via dicendo. Comunque, niente, allora, alla fine non esco perché ragazzi, questo vento, volete che vado? Quindi non è fortissimo, ma per fare i videovlog è sconsigliato fare i videovlog, a meno che non hai un microfono multiprofessionale, anche no, grazie. Quindi non si esce di casa, cioè uscirò sì di casa, ma senza fare i videovlog, perché alla fine, ragazze, i videovlog li posso fare volendo anche quando, quando, non viene in mente il termine, insomma, quando non c'è vento, sì, perché ragazze mie, sapete bene che io ci tengo a fare i videovlog, però io adesso sto cercando il bastone del selfie che non lo trovo, come di solito, perché vedo che state tremando come non so cosa, cioè il mio braccio sta tremando, tendete un attimo, un secondo, se mi riesce di... Allora, ok, ce la posso fare volendo. Perfetto, ok, vi ho incastrato. Allora, vi dicevo, siccome che io non ho voglia di uscire oggi, ma se casomai c'è qualche inconveniente, mi tocca uscire, inconveniente si intende per dire prendere il pane o fare la spesa o altre cose che poi non è inconveniente, ma se c'è necessità di uscire a fare la spesa esco senza obiezioni, ovviamente. Sì, senza obiezioni. Ma no, ma vabbè, di solito va mia nonna, se no se voglio prendere qualche altra cosa per me o anche cibari che mi piacciono di più a me, tipo cioccolato, che poi alla fine... Sto cercando di fare un fioretto, di non mangiare del fioretto, come si può dire, non veramente del cioccolato, brioche, queste cose qui le mangio solo a colazione. Il cioccolato, ragazze, con questa cosa dei miei denti è impossibile mangiarne, quindi evito, perché da quando i miei denti hanno la problematica della masticazione, quando carie, aggiungendosi queste problematiche della carie, queste robe così. Vabbè, ho sentito dire che ci sono dei dentifrici che evitano la carie, la formulazione della carie, che si chiama, mi sa che l'ho sentito da Amarilis, Cuba Libre, può essere, mi sa di sì. Amarilis, vi scrivo il link del canale YouTube suo, che la seguo moltissimo, Cuba Libre, è bravissima, lo so che la conoscete tutti. E mi piace molto, vi metterò il link, vi prometto che se riesco vi metto il link nell'info box. E comunque, che vi stava di sì, ragazze, mi è piaciuto molto quello che ha detto. Ha detto che Elmex, il dentifricio Elmex, serve per la formulazione delle carie. Proverò a prenderlo, non so, forse ce l'ho in borsa da qualche parte, guarderò. E niente. Quindi ragazze, se vi incentivo se mi incentivo questo dentifricio a non farmi le carie, prenderò questa cosa, questo dentifricio. Ora guardo in diretta con voi se ce l'ho, è molto bene. Allora, aspettate un secondo, perché non veramente dove l'ho potuto mettere. Allora, vediamo un po'. Dunque, qui non c'è. Mi perdi avercelo? No, questo è Paradontax, quindi non ce l'ho. Vedete? Questo è Paradontax. Ce l'ho pure all'incontrario, ma vabbè. No, non c'entra niente con quello che vi ho fatto vedere. Quindi assolutamente da prendere MX.
Dovrebbe essere buono, perlomeno. Cosa ho detto a Marlis Cuba Libre. Dovrebbe essere abbastanza buono, perché se questa cosa mi evita le carie e altre brutte sorprese ai miei dentini, benissimo. Non so, magari c'è anche il colluttorio. Comunque, vabbè, per il momento adesso mi finisco tutti i dentifrici che ho in azione, ovvero che sto usando. E quindi il resto, vabbè, vi farò sapere a breve quando finisco tutti i prodotti. Allora, dovete sapere che ho una marea di campioncini da terminare. E non so come, vabbè, li dovrò alternare perché sennò veramente non ce la faccio a terminarli. Più ho da ancora da iniziare questo balsamo qua. Cos'è? Balsamo o shampoo? Tutto in uno. Cosa cavolo è? Sto leggendo perché non riesco a vedere. Aspettate che me lo avvicino. Pellisci, effetto setana, questo è di mia nonna, quindi shampoo. Sì, shampoo, capelli opachi, crespi. Sì, per capelli opachi e crespi. Vabbè, questo lo utilizzerò anche io, perché mi serve questo shampoo qui, perché ho i capelli talmente secchi e opachi che non si lucidano più da qualche giorno, più di qualche giorno, vabbè, comunque, per non stare lì troppo a dilungarmi, che già mi sto dilungando di tanto, no. No, perché ho preferito che questo Pantene l'ho preso perché mi interessava vedere se, cioè, volevo provarlo, più che altro. All'inizio non volevo provarlo, ma poi mi hanno detto, vabbè, prendilo per me, casomai se te lo vuoi, usalo anche tu. Vabbè, vediamo. Vediamo, non lo so. Poi, cos'altro dirvi? Ah, sto provando a utilizzare questa benedetta acqua profumata della Tesori d'Oriente, questa, che tra l'altro è molto buona. E questa qui la sto terminando. Peccato, vabbè, ne avevo preso una che l'ho persa chissà per quale motivo, qualcuno mi ha fatto il malocchio, non so perché, tesoro di niente, che poi non esiste il malocchio, ma non sa mai. E questa è ibisco e carcade, acqua profumata, body mist, aromatica e profumata, buonissima ragazzi, Non ce n'è come quest'acqua qui profumata, 200 ml di prodotto per un paio di 36 mesi. Molto buona, mi piace da morire. Peccato che, vedete, sta qua, questo guccio, già. Quando la terminerò, piangerò come una bambina piccola, perché veramente non ce n'era. Guardate, resiste anche su questa maglia, quanto è buona questa acqua profumata che vi ho fatto vedere. Questa non mi fa impazzire come prodotto, cioè come acqua profumata, perché tè verde e verbena, insomma, no comment. Perché voi direte? Perché ha un odore un po' fortino, vero, ci vuole del naso per sopportarlo, ma come suol dire, non voglio dire come fanno altri ragazzi youtuber, ma è vero, ci vuole anche dello stomaco per sopportare certi determinati odori, e io queste cose, vabbè, forse vuole essere capito il profumo, io l'ho capito, devo dire la verità, ma in realtà non mi fa impazzire, non lo so perché. Comunque, niente ragazzi, io tra poco mi devo fare il letto, ma non lo fo, come suol dire in Toscana, non lo faccio perché non mi va, quindi non mi va, no, cosa non mi va, come sto parlando, vabbè. Cosa devo dire ancora? Niente ragazzi, io vi lascio al prossimo video. Abbiamo chiacchierato abbastanza, perché altro non so cosa dirvi e mostrarvi. E niente, ci vediamo a un prossimo nuovo video. Comunque vi ricordo, se non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, commentate e non vi dico altro, ragazzi, perché se lo volete lo potete fare, se no, vabbè, ve lo dico lo stesso, dai, come si fa, come vuole il signore YouTube. Iscrivetevi, perché l'ho detto Maruccio, ma vabbè, dettagli, e attivate la campanellina. Ciao, un bacio, a presto.